Ecomuseo Adda di Leonardo, una melting pot di biodiversità. Alle mie spalle la centrale idroelettrica costruita ai primi del Novecento che produce 10.5 megawatt. Parliamo di biodiversità, parliamo di elettricità, parliamo di auto. EQB è l'ultima nata in casa Mercedes, si riconosce che ha il family feeling delle auto elettriche, lo vediamo dalla firma luminosa frontale, dalla calandra chiusa, un SUV medio. Biodiversità perché anche le auto stanno cambiando, non sono più tutte uguali, anzi le elettriche sono questa nuova specie con cui abbiamo sempre più a che fare, anche noi di Ruota in Pista. Oggi andiamo a provare questa. E come si faceva una volta? Allora, guardiamo il motore, vediamo un po' cosa c'è sotto il cofano di questa EQB. Eccolo qui. Su alcune auto elettriche non si vede perché i motori sono sulle ruote, e qui invece ce l'abbiamo ed è proprio sotto il cofano anteriore, nel muso, come si usava per i termici. Certo, diciamolo, non è proprio un bel vedere, no? Quando uno guardava un 4 cilindri boxer, un 6 cilindri AV, un 6 in linea, un 8, un 12, era più affascinante, uno lo faceva vedere agli amici. Qui è un motore elettrico, perché questa è un'auto che va soltanto a elettricità. Ultimamente sotto la stella di Stoccarda sono nascosti parte degli ADAS, cioè quelli che servono per la guida autonoma, e anche in questo caso è così. Qui abbiamo anche la telecamera anteriore, ma ci vogliamo soffermare nel caso delle EQB sulla firma luminosa, cioè quello che identifica non solo quest'auto ma tutte le auto elettriche della stella. La vediamo qua, è una luce bianca centrale che poi dopo sotto ha una calandra chiusa e i due fari ai lati. La stessa luce centrale la ritroviamo, ma in questo caso rosso, al posteriore. E allora ecco che a prima vista si capisce subito che si ha a che fare con un'auto elettrica della stella. Mercedes EQB è la variante a batteria della SUV GLB, che caratterizza soprattutto, a nostro parere, per due elementi. Può essere a 7 posti, cioè può avere la terza fila di sedili, è un optional, ma è un optional importante perché per alcune famiglie è fondamentale avere quei 2 posti in più. Pensiamo semplicemente a chi ha 3 figli e qualche volta deve portare anche la suocera. E poi l'altro aspetto importante è che può essere anche a trazione integrale, per cui 4 ruote motrici, e questo vale anche nel caso della variante elettrica, della EQB che stiamo provando noi adesso, che è una 300 4MATIC. L'autonomia? Oltre 400 km, si parla di quella dichiarata in ciclo WLPT, per cui chiaramente quando non piove, quando non si è in salita, quando non si è a pieno carico. Però ci sentiamo di dire che insomma 350 km si possono fare tranquillamente. I tempi di ricarica dichiarati sono 10 ore a 7.2 kW. La piattaforma è stata modificata per accogliere la batteria sotto il pianale. Ci sono appunto 2 versioni, bimotore 4x4, la 300 4MATIC, oggetto della prova, da 228 cavalli, e la 350 4MATIC che arriva sino a 292 cavalli. Il design di EQB è estremamente moderno, quello che ci si aspetta da un'auto del 2022, ma non solo fuori dall'auto ma anche all'interno dell'abitacolo, dove l'MBUX, a cui ci siamo volentieri abituati, caratterizza tutta la plancia con 2 grandi schermi facili da utilizzare, attaccati l'uno all'altro. Le finiture sono come mamma Mercedes ci ha abituato, per cui di assoluto livello, e anche il comfort di bordo, insomma le asperità del fondo sono assorbite sempre con efficacia, il rollio non è eccessivo e l'insonorizzazione è decisamente curata. Oggi calziamo pneumatici da 19 pollici, ma in opzione ci sono anche maxi gomme 235-45R20. Ecco, se pensate di mettere le ruote fuori dall'asfalto, forse è meglio optare per i 19. Mercedes EQB accetta fino a 11 kW, il pieno si può fare anche in 5 ore 45, ma con la corrente continua delle stazioni più rapide non assorbe più di 100 kW, che sono comunque tanti. E allora per fare il pieno basta poco più di mezz'ora per passare dal 10 all'80% della carica. Pensate che in 15 minuti si aumenta l'autonomia di 150 km. Se siamo abituati ad utilizzare le palette del volante per salire e scendere di rapporto, in questo caso con l'EQB servono a impostare il livello di decelerazione, ed è un tecnicismo che su quest'auto funziona davvero.
Le misure sono da segmento B, la EQB è lunga 4,69 m, larga 1,83 m ed è alta 1,70 m, per un passo da 283, con un peso di 2175 kg. Certo, non pochi, ma d'altronde non ci si può aspettare di meno da un'auto elettrica, totalmente elettrica, con un pacco batterie importante che garantisce oltre 400 km di autonomia. Molti acquirenti di EQB guardano senz'altro anche al bagagliaio perché è un'auto da famiglia. E allora diamo qualche numero. La capacità è di 495 litri che può salire sino a 1710 abbattendo il divano posteriore. Per mettersi in garage un EQB servono poco più di 50.000 euro, che salgono però a 58.000 nel caso della 304 Matic oggetto della nostra prova. L'ergonomia di bordo non è stata assolutamente stravolta rispetto ai modelli Mercedes con motore termico, anzi ci si trova subito a casa, è tutto al posto giusto. Il comportamento dinamico di EQB non delude, grazie alle batterie che sono posizionate in basso, la tenuta di strada risulta sempre adeguata anche tra le curve. La nostra prova della Mercedes EQB finisce qui, ci è piaciuta, la si guida dimenticandosi di avere a che fare con un'elettrica. Insomma, i pregi di una termica con i vantaggi di un'elettrica, un'auto a tutto tondo.